Bentornati su Eterna Cylinder. Siamo qui con i nostri piccoli amici Tribum e proseguiamo con la storia. Eravamo rimasti qui al santuario per vedere di potenziare qualche abilità. Eravamo rimasti di dover scoprire un deserto per poi trovare queste torri che ci danno l'opportunità di avanzare nella nostra storia, con la scoperta dell'ultimo anziano che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Mi fate passare, per favore, che casino. Ah, ok, visto che siamo qui abbiamo ridato vita alla nostra piccola fornace, così da poter trasformare tutti i minerali. Abbiamo preso anche una cosa che non ci interessa. Trasformare tutti i minerali che prendiamo su in polvere, così da poter avere più polvere possibile per potenziarci. Ah, ecco. Allora, figa. Ok, abbiamo trovato un po' di abilità, tra cui un'altra piccola fornace, i capelli e la brillantinosità del nostro rullo, del nostro mattarello, anche lui un piccolo cilindro è diventato. Quindi direi di interagire con l'apparizione qua. Ah, ecco, vedi, come lui. The projection shared a new recipe with the Trebum, which could protect them from the cruel light of their enemies. Abbiamo anche scoperto come poter tenerci le abilità anche in caso di luce gialla dei nostri nemici che vanno a togliercela. Dobbiamo raccimolare le risorse, come si può vedere lì, e mescolandole, diciamo, ti dà la possibilità di averla per sempre, tra virgolette. The apparition spoke to the Trebum. Do not leave this cave without extracting its riches, it said. The walls hide valuable minerals necessary for our recipes and other important matters. Now, while the common Trebum has no way of processing them, our crafty ancestors created a mutation capable of performing such a task. L'abbiamo già fatto. The apparition faded, and the Trebum was sad. It was almost like losing one of their elders. Come l'abbiamo già fatto? I minerali lì non ci arriviamo. A sto punto direi di procedere con... Allora, non abbiamo nessuno col terzo occhio, quindi non possiamo metterci alla ricerca. Allora, aspetta. E qua abbiamo già il nostro piccolo amico insettino, che tra l'altro sembra essere stato creato dai Tribum. Quindi andiamo in giro, vediamo cosa troviamo. Questi insettini qua li troviamo qui nella zona fredda, quindi dovremmo girare un pochino per vedere se riusciamo a raccimolarne altri due. Questo che cosa essere? Ah, sempre quelle cacchie di pietre che io non capisco cosa siano. Chi è? Stia alla larga, per favore. Stiamo noi alla larga da lui. Allora, no, ho sbagliato, scusami. Volevo passare. Dica, gli ho passato quell'altro, ma vaffa. Ma allora ditelo. Voglio il cubo. È possibile averlo? Fanculo. Vai. Oh.
Ah, guardiamo lui. Ah, non l'avevamo fatto? Prova a venire qua, prova, ti bruci. Via, show. Sparisci. Quello per avere più inventario. Ah, quasi quasi. Quanto abbiamo visto che il... Oh, giovine. Madonna mia, pieno di pericoli. Eccolo. Prendi su, perfetto. Così abbiamo quello, abbiamo le due polverine lì, i due sassolini li abbiamo. Mi piacerebbe capire cosa sono quei pezzi, quei minerali incandescenti. Ma... Questi qua, cosa... Ecco, accendendolo cosa comporta? Non comporta niente. Già va in retromarcia, va. Ok. Allora, intanto qua aumentiamo. Madonna, mi fa morire da ridere. Che cos'è? Cos'è sta roba? Vediamo. Ma cosa succede a lui se... Solo che non abbiamo abbastanza leadership. Che non possiamo farlo nascere. Non possiamo farlo nascere. Ci provo lo stesso, ma... Infatti. Ah, ci snobba pure. Maledetto, adesso verrà investito. Non si snobbano i tribun tra di loro. Maleducati. Allora, sto dando un'occhiata a come poter passare oltre e andare nell'altra torre. Vediamo se abbiamo una mappa. Ok, dobbiamo fare per forza di qua. Per forza. Allora. Rifocilliamo tutta l'energia. A idratazione siamo messi più che bene. Abbiamo esplorato un po', abbiamo visto in lungo e in largo questa zona. Abbiamo raccimolato qualche abilità. Abbiamo raccimolato qualche ingrediente. Ci manca solo quella palla lì con la lingua che slinguazza. Però penso che la troveremo adesso. Quindi procediamo. Veloci. Abbiamo aumentato nel... santuario, abbiamo aumentato la stamina perché serve. Non ti incastrare, per favore, non ti incastrare. Ok, siamo ritornati in un bioma un po' più vivibile. Una mossa, mio piccolo amico, vero? Oddio, una creatura nuova, che figata! Scala dei ghiacci, bello! Oh, bello! Vediamo nel compendio? No, questo. Oh, figo! Ma pensate che storia! Ok, siamo passati oltre, abbiamo fatto un'altra torre, per cui adesso no, siamo comunque sempre in un ambiente abbastanza nevoso, quindi ovviamente noi ci... Dov'è quell'essere spaventoso?
Che bello però, che bello! Buono, buono. Ah, vedete, vedete? Un'arena, un'arena. Abbiamo un'arena. Piccoli amici. What was this peculiar creature? It did not resemble the servants of the cylinder, but somehow it seemed oddly menacing. And what was that thing pulsating beneath it? A heart? Something in the Trebham's ancient memories made them apprehensive. Ebbene, probabilmente l'utilità di questi. Allora. It looked as if the heart was beating slowly and the creature was asleep. Could it be that the cold was keeping the creature frozen in this strange slumber? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Tiriamo nel casino. Maybe warming the heart would wake the creature up. Sì, un attimo, per favore. Che sta succedendo? Allora, vediamo qui. Questo esserino ci scalda. Ci scalda questo e noi possiamo provare a... Oppure con la nostra proboscide? Oddio. E quindi? Come possiamo combattere? Oddio. Oddio. Dobbiamo far sì che il cuore si riscaldi. Probabilmente se riusciamo a far... Madonna, mi ha tirato nel casino. The monstrous creature seemed to start losing control of its body. That must be its weakness. Infatti. Quindi noi prendiamo il cuore della creatura. E ci dà una abilità. Cosa ci dà? Lasci stare il nostro amico. Oddio. Aumenta notevolmente la capacità rigenerativa del... Ah, pensate a che storia. Un po' senso, questo coso, però... È utile. No, aspetta. Visto che abbiamo due cazzo di fornaci... Cazzo, diamole a loro, no? Cosa dite? Ok... Questi due li mangiamo e poi prendiamo su, ciucciamo tutta sta roba. I frutti che stanno lì sopra ci danno la capacità di spruzzare più forte, più lontano getto d'acqua. Prendiamo su altri minerali. Abbiamo combattuto contro questa creatura per darci un'abilità rigenerativa, perfetto, molto interessante, quindi abbiamo scoperto... Ah, questa è femmina, cosa cambia? No, come è morto? Ma non ci credo. Ma no, è morto? Ma è proprio quello rigenerativo, cazzo. Proprio lui mi doveva far morire. Vediamo se il potere rigenerativo. Li ho usate perché dai, poverino, come facciamo? Ok, io gli cambierei la proboscide, gli metterei la tromba. Mappa. Torre.
Sulla destra, perfetto. Dammi lui perché mi dà l'impressione che sia più agile. Quindi procediamo con un'altra torre. Qui sulla destra passiamo in mezzo alla nuvolina. Eccoli gli affarini. Questi qua intendo. Questi sono i Klingon. Quelli lì. Avete capito? Qua saltiamo. No, vaffanculo nell'acqua, no. Ma io non ci credo, ma guardate, fermati da un cazzo di pesce. Siamo morti. Ci ho pensato e non li ho presi su. Siamo ancora nell'ambiente nevoso. Porca miseria. Quindi iniziamo a esplorare. Beware, the voice in their memories cried out. The mathematician has been summoned. This place was no longer safe. Oddio. Maledetto matematico di merda. Ma guardate. Questi cazzi matematici, oh. Gli affari loro non se li fanno, non ce la fanno. Ok. Rotoliamo sto giro, siamo molto molto lontani dalla torre. Appunto io mi dirigerei verso quella di sinistra, perché quella lì è dietro le montagne, quindi ok. Dai, rigenera. Vai, più veloce, piccolo amico, più veloce. Per pochissimo, cazzo, per pochissimo. Oddio. Cazzo facciamo, scusami. Rotola subito anche. Vediamo un po', aspettate un po'. Niente, rotoliamo, che cazzo devo dire. Andiamo di qua, a questo punto. Dai che ce la puoi fare, forse. The voice in their memories cried out. Fate the attenzione. Mathematician has been summoned. Ma vaffanculo. This place was no longer safe. Ma dai che era. Guarda che grandissimo. Dai. Via. Almeno abbiamo le gambe salterine. Forse ci potranno dare una mano. Forse. E la stamina ce l'abbiamo piena, quindi non so come altro fare. Se non rotolare più veloce. Non so se abbiamo perso tempo nel metterci l'abilità. Probabilmente sì. Che avanza veramente veramente veloce. Vai, fanculo, vai. Senti come si divertono. Rischiamo la vita. Loro si divertono. Corre l'amico dietro di noi. Dovremmo farcela sto giro. Ok. E allora abbiamo perso tempo prima. Dovevamo scappare, come abbiamo visto che il servitore
ha scavalcato, dovevamo darci la gambe. Ed è figata lo spazio. L'universo. Adesso ti fermi o devi continuare? Maledetto servitore. As the Trebum continued their voyage to the desert, they felt a strange sense of being observed. Da chi? But this was not the cruel gaze of the cylinder and its servants. No, it was almost as if someone was trying to help them, laying out a path for them to find. The voice in their memories encouraged them to go forward. Eh beh, sai com'è. Mi serve più leadership. Allora, abbiamo ben due punti di interesse più il serpentone. O no? Sembrava di aver visto niente, invece no. Allora, abbiamo per metterli nel cloud, lo farei subito. Facciamo così. Lui lo mettiamo nel cloud, che almeno la fornace ci rimane. Se ne abbiamo bisogno, la tiriamo fuori. Poi, a sto punto. Uno di questi lo tirerei fuori, perché... Ammazza, oh. No, non tiriamo fuori nessuno. Facciamo così. Non tiriamo fuori nessuno. Perché? Semplicemente perché... Voglio utilizzare... tutta i minerali che abbiamo racimolato, che abbiamo creato per potenziarci, mettere più resistenza, più salute, più cibo, più acqua, più tutto. Magari, non so, aumentiamo anche la leadership a sto punto, non saprei, però abbiamo la linea rossa, quindi qualcosa dobbiamo far sicuro. Sicuramente dobbiamo parlare con l'apparizione. L'enema delle apparizioni. Vediamo un po'. No. Entriamo dentro, non fate caso a noi. Abbiamo un appuntamento. Allora, racimolo un po' tutto. Allora, la leadership la aumentiamo, che serve solo 4 pezzi, così possiamo portarne di più insieme, visto che iniziano a servire parecchie abilità. La salute, no, ancora no, non l'aumenterei adesso per il momento, non abbiamo avuto bisogno più di tanto di averla. La resistenza l'aumenterei, sì, l'aumenterei, quindi... Oppure, vediamo subito, vediamo una cosa. Andiamo a vedere il deposito acqua, perché senza acqua non abbiamo la stamina, quindi aumentiamo questo. Deposito d'acqua. E magari interagiamo, vediamo se quando abbiamo finito lui ha finito di macinare tutti i minerali e poi aumentiamo anche... Aumentiamo anche la stamina, la resistenza. The projection shared a recipe with the Trebum, one which could protect them from the light of the cylinder's servants. Bene, bene. Gradiamo. Ok, perfetto. Non abbiamo ancora fatto quell'altra, ma va bene. Dei minerali e di quelli. Va bene. Ebbene, aumentiamo anche la resistenza. Perfetto, così almeno... Abbiamo un po' più di resistenza. Perfetto, adesso usciamo. E continuiamo la nostra avventura. Ma probabilmente dobbiamo fare qualcos'altro a sto punto, perché la zona lì, la safe zone, diciamo così, è ancora rossa. Ah, vedi. Noi gradiamo questa cosa. Gradiamo. Dov'è il magazzino ambulante? Bravo il magazzino, che già ci pensa lui a tirar su tutto qui. Ok,
Mangiamo un po' di roba. Dovremmo essere a posto. Quasi quasi, adesso mi tengo lui. E mettiamo caso incontriamo quelle piccole palle che ci servono per tenerci stretta la mutazione. Solo che questo va un cazzo, non va niente. Scusami, cos'altro dobbiamo fare? Che ci dà rosso, ci dà... Cos'altro dobbiamo fare? Andiamo a vedere. Ne abbiamo due di cose, ne abbiamo. Ops. Oddio! Che rischio. No. Was this a ruin? Some part of an old temple? No, not quite. Ok. Oh. Infatti da qua esce il serpentone, bellissimo Drago Sharon. No? Cosa fa? Oddio. And the Trebum walked into a trap. No. Was their journey over? Ma come? Ma davvero? C'è il brutto vizio anche lui di ciucciare tutto su. Ma guarda te, quindi? What was this place? Cos'era? Were the Trebum dead? No, erano dentro semplicemente al serpentone. Very odd afterlife. Nivil anziano. Oddio, cos'è? Un blob quadrato, che cos'è? È tutto liscio. Terrazzamo. Perhaps this strange elder could tell them what was going on. But before they could ask, the elder spoke. The celestial Trefala have seen your journey, and I have been told of your deeds. There's an old bond between our people, Trebum and Trefala. Trefala. We once lived in harmony, but the invasion of our world has split us apart. If you do not know their song, the Trefala will not recognize you as a friend, so I am here to help you as much as I can. Oh, interessante. The floating palaces you seek lie ahead, as you were told. But they will be of no use to you unless you reclaim all the powers of our people, which the cylinder has stolen. There is only one way to do so, by entering the portal that links our world to the dreams of the Eternal Cylinder. The greatest of the cylinder's servants, the mathematician, is the gatekeeper. Infatti, un salto l'abbiamo già fatto. He absorbs that which is of value to the cylinder, and his master has become intrigued by the crystals that the Trefala wear as crowns. Find these crystals and acquire the mutation which will allow you to appear as one of them. Thus, you will trick the mathematician into granting you passage. Ma and now, I must return you to the land. There is little time. The Trefala are being hunted, and only few are left. May you succeed in your quest, for all our sakes. Ma pensate a che storia. Oddio, ci vomita. Aia. Un parto. Questo è quello che assiste un bambino che viene al mondo. The Trebum were beginning to understand that there was more to this journey than mere survival. So far they had acted only for themselves. But now they had been entrusted with a task that would affect many others. And although that was frightening,
The knowledge that they were acting for the greater good gave them strength. Figo, molto, molto figo questa cosa. Quindi, poche parole. Dobbiamo trovare un cristallo che ci dà l'abilità di assumere le sembianze del cristallo stesso. E poi farci inglobare di nuovo da uno dei servitori, dal matematico. Per far sì che dobbiamo entrare nelle loro menti per fare qualcosa, non lo so, però sta diventando intrigante, sta diventando. Quindi noi in teoria, se conosciamo il canto dei serpentoni, la prossima volta che ne incontriamo uno non ci dovrebbe dar fastidio. Perfetto, questa è una cosa interessante. Per questo episodio è tutto e andiamo avanti la prossima volta, non vedo l'ora, perché mi sta intrigando come storia, è veramente carina. Poi vedo che comunque l'avanzamento della storia è molto fluido, quindi non c'è molto da stare fermi, da esplorare, basta, ma piano piano ti porta avanti la storia di suo. Quindi signori, è stato un piacere, questa puntata è stata molto interessante. Niente, se volete mettete un mi piace, iscrivetevi, lasciate un commento, perché no? E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.